Colpo sotto, ti piano ti rompo. Colpo sotto, ti piano ti rompo. Cari amici di Scuola e Botte, oggi vedremo la differenza tra un sacco normale perché riempito con stracci, in questo caso stracci tritati, ed un sacco ad acqua. È una delle domande che mi state facendo più spesso. Ma che vantaggio c'è avere un sacco ad acqua? Che vantaggio c'è avere un sacco normale? E tutto quello che concerne le due tipologie di sacchi. Scuola di base. Siamo di scuola di botte e meniamo tutti, i bulli, i ciccioni e quelli brutti. Se tu vuoi vincere colpisci sotto, vai con Ciccalone che ti insegna a fare a botte. Allora, una delle differenze primarie è nella spedizione. Quando viene spedito un sacco normale, arriva spedito pieno, perciò pesa 40, 50, 60, 70 kg in base al sacco che ordinate. Quando vi viene spedito un sacco ad acqua, viene spedito vuoto, perciò sta spesso in una confezione molto ridotta, si risparmia sia sulle spese di spedizione, sia sul volume della spedizione, riesce a stare in un contenitore molto più piccolo. Ma al di là di questo, anche dal punto di vista dell'archiviarlo, conservarlo e tenerlo da qualche parte, quando avete finito di usarlo, se non avete spazio, che sia una palestra, che sia una casa, il sacco ad acqua può essere svuotato e buttate l'acqua e riempito nuovamente quando avete bisogno. Unica accortezza importante, il sacco ad acqua deve essere riempito con acqua, ma va messa un pochettino di ammoniaca o comunque disinfettante in modo tale che l'acqua non formi batteri, perché l'acqua ovviamente è fonte di vita. Partiamo invece dal punto di vista funzionale, perciò il sacco standard a livello funzionale, a livello di colpi, a livello di massa, a livello di tutto quello che riguarda importare la tecnica, ha di differente rispetto al sacco ad acqua. Con il sacco tradizionale avete sicuramente un sovraccarico maggiore sulla parte ossea, sulla struttura fisica del corpo, perché se io lo colpisco con molta potenza, vedete? La forza non viene dispersa, ma viene trasmessa e rimane abbastanza duro, tanto da non permettermi di lavorare tantissimo senza evitare di farmi male. La risposta fisica è più simile a quella di un corpo umano, perché? Perché ovviamente il corpo umano è composto all'80-90% d'acqua in alcuni casi. Quando voi colpite un qualcosa che al suo interno ha acqua, sembra più naturale. Perciò rispetto al sacco standard, in questo caso con i stracci tritati, lo ribadisco perché con i stracci tritati è molto più uniforme. Di solito i sacchi con i stracci standard si iniziano a deformare, inizia a fangoli, sembrano delle buste di fave sostanzialmente. Invece il sacco con i stracci tritati rimane almeno nella sua forma originale, il più possibile. Ovvio che rimane duro all'impatto e disperde meno l'energia sul sacco stesso. Perché il sacco oscilla? Perché non potendo disperdere energia sul sacco stesso si sposta. Invece in questo caso rimane molto più stabile, nonostante questo sia un sacco da 45 kg. Altro elemento importante è la rumorosità del sacco, perché questi usano catene, la catena in metallo col gancio in metallo sono rumorosi, questo usa un perno in acciaio molto grande, ma tutto il resto è corda, molto molto silenzioso, perciò quando portate il vostro colpo. Thank you.
Una cosa molto importante è che col sacco ad acqua si fatica molto di più. Questo perché? Perché nel momento in cui affondate il colpo sopra, la parte dell'ammortizzazione, della dispersione dell'energia ti porta a vedere il sacco più statico, perciò a cercare di affondare ulteriormente i colpi. Ogni colpo affonda di più, lo trattiene e poi distribuisce l'energia. Questo è quello che avviene col sacco ad acqua. Lavori più col sacco ad acqua che con il sacco standard, perché il sacco standard tende ad andarsene, oscilla, hai anche più tempo di recupero, perché dal momento che oscilla devi aspettare il ritorno per colpirlo. Qui invece rimane fermo. Rimanendo fermo puoi aumentare anche la frequenza dei colpi e ottenere ovviamente un risultato di lavoro nettamente superiore. Oltre al fatto che io quando carico sul sacco standard, boom, lo muovo di più, la durezza iniziale che mi permette di spostarlo si ripercuote di ritorno sulle mie articolazioni, perciò risulta più dannoso. Da quest'altra parte invece, uno, due, vedete? Tutto più morbido. Di qua non avviene questo. Sentite, è più gravoso sulla spalla. C'è poco da fare. Un'altra cosa da notare è la differenza del materiale che si va a colpire. In questo caso è un materiale sintetico, in altri casi si può colpire un sacco in pelle o in similpelle. Ovviamente il feel è diverso, è anche meno usurante per i vostri guanti. Chi ha dei guanti che costano e dice ma io qui lo consumo il guanto, ha ragione. Il discorso è anche che questo comunque fortunatamente non va a erodere il guanto all'inizio, perché comunque è cerato, è coperto da una patina che evita che si sfreghi, e questo aiuta molto anche nel portare i colpi correttamente. La cosa importante però è farlo sempre con le protezioni. Sulla mano fa ancora più male. Chi lo ha provato se ne accorge, perché c'è quella prima parte in cui l'acqua viene spostata e poi c'è il momento in cui l'acqua si raggruppa e diventa veramente duro. Con il guanto non te ne accorgi, con la mano nuda sì. I test che abbiamo fatto li abbiamo fatti in una palestra con diversi agonisti, perciò pugili che portano centinaia se non migliaia di colpi al sacco, testando sia l'Hydroshock di Combat Arena, che è questo, sia testando il classico sacco di Combat Arena stracci tritati. Il risultato, il feedback da parte dei ragazzi, tutti preferiscono il sacco ad acqua. Per quale motivo? Perché minore è l'impatto sulla struttura fisica del pugile, migliore è il feel quando si colpisce, maggiore è la fatica. Ovvio che uno scureggione vi potrà dire ma io preferisco quello normale perché fa più rumore, lo sposto di più. Sicuramente, proprio perché è uno scureggione, ma per chi si vuole allenare bene il sacco d'acqua è una bella differenza. Ripeto, dal punto di vista del feel, quando arrivi sotto, pam, e infili, ti sembra di colpire una panza, quello è importantissimo. Pam, e arrivi, ok? Pam, sam, sam. Questo è l'effetto giusto. Non lo alzi, tutta la massa è tutta concentrata qui. Tra l'altro questo qui ha perso un po' di liquido, perché considerate con il tempo tendono a perdere un po' di liquido. Evaporazione, colpi, tutto quello che ci volete mettere dentro, e diventa un pochettino più molliccio. Apri la valvola sopra o riempi e lo fai ritornare a essere un po' più compatto. Il consiglio è quello di provarlo. Se ci sono palestre che lo hanno, lo provate. Se lo volete usare a casa è un'ottima soluzione. Basta, ci vedo. Guarda, ti sei portato pure i Grado Reyes, te sei vestito di tutto punto. Ma noi qua in palestra stiamo allenando. L'altro giorno mi ha scritto NordVPN dicendomi ci conosci, sai, noi facciamo questo servizio. La prima risposta mia è stata ma so già 4 anni che sono abbonato con voi. E oggi vi parlo di NordVPN, nostro piccolo sponsor, perché effettivamente, e ve lo dico da testimonial, cioè uno che lo usa da 4 anni, è un servizio senza paragoni.
Che cos'è una VPN? Nulla di particolare, un Virtual Private Network. Praticamente il vostro computer va direttamente in un altro computer che si trova o in Italia o in un'altra nazione. Bypassa tutti quei canali dove voi trasmettete le informazioni e trasmette direttamente a questo computer, sia durante la navigazione web, sia durante il download, sia durante tutte le operazioni standard. Qual è il vantaggio di una VPN sempre disponibile con centinaia di computer in tutte le nazioni? Che voi potete, tra virgolette, collegarvi da qualunque nazione. Vi porto degli esempi pratici. Sono in aeroporto, uso la wifi dell'aeroporto, devo mettere dei miei dati sensibili, ho timore, passo per la VPN perché la VPN funziona sia su smartphone sia su tablet che su computer e preservo tutti i miei dati e sono tranquillo. Voglio accedere a un catalogo diverso di Netflix, per esempio, posso usare la VPN e apparire come se fossi negli Stati Uniti, perciò vedrò un catalogo completamente diverso. Voglio vedere dei contenuti che nel mio paese purtroppo i provider non mi fanno vedere. Con la VPN posso fare questo. Questo ve lo dico da nerd, da scureggione praticamente, perché io la uso spessissimo ed è comoda sia per la privacy, sia per la sicurezza, sia per poter accedere a determinati contenuti che generalmente ci sono preclusi. Quante volte mi è capitato che volevo vedere un video? No, questo video è proibito perché in Italia il copyright è sta cosa, perfetto. Mi loggo come UK e mi vedo il video. Ah, bravo, complimenti, eccetera, eccetera. Ciao ragazzi, NordVPN, piccolo sponsor nostro. Link in descrizione, codice promozionale in descrizione. Provatelo se volete. C'è l'applicazione sia per smartphone, sia per tablet, sia per il vostro computer. Allora, per concludere, la differenza tra il sacco standard, in questo caso a stracci tritati, e il sacco ad acqua, in questo caso l'idroshock di Combattarena, le abbiamo viste. Adesso sta a voi decidere quale potrebbe essere meglio per voi, se dovete decidere di mettere un solo sacco a casa. Se ovviamente state in una palestra e avete tutti e due i sacchi, li usate per fare due tipologie di lavoro diverso. Uno è il sacco duro, che ricorda più un fisico scolpito, duro, coriaceo, l'altro è un sacco più molliccio inizialmente, ma che ammortizza molto di più, che ricorda un bel ciccione da colpire, perché ovviamente la fattezza è quella, è una busta di liquido praticamente. Valutateli in funzione anche del carico sulla struttura ossea, perché come dicevo il sacco ad acqua vi salva da questo punto di vista infiammazioni, dolori eccetera, e vi fa lavorare anche di più. Se avete poi altre domande, altre curiosità, altre cose, visto che li abbiamo provati in maniera approfondita più persone, scrivetelo nei commenti e cercherò di rispondervi alle domande specifiche. Non mi fate domande come che ne pensi di quello, che ne pensi di quell'altro, perché non fai un video su quel pugile, perché fai un video su tuo nonno e via dicendo, perché altrimenti diventa solo un casino. Vi saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Scuola di Bari.